Su TikTok sappiamo benissimo che c'è disponibile una grandissima crescita organica, ovvero è possibile crescere senza per forza dover investire del budget in advertising, cosa che invece su Instagram è ormai quasi obbligatorio, per non parlare di Facebook o altre piattaforme. Motivo per il quale su TikTok abbiamo delle strategie per poter crescere in modo organico. E oggi andremo a vedere una strategia in 6 passaggi che ci permetterà di raggiungere i 10.000 follower o comunque di crescere molto su TikTok in poco tempo. Prima di iniziare, i presenti sono Federico Rognoni, sono CEO e founder di Zed Production, una società che si occupa di creazione di contenuti per brand, influencer e multinazionali, soprattutto per il mondo social ma anche per i media più tradizionali. E su questo canale YouTube parliamo di TikTok, strategie di crescita, come funziona la piattaforma e tutto quello che può essere inerente a TikTok, e di conseguenza se hai dei dubbi o vuoi crescere su questa piattaforma ti consiglio di iscriverti qui sotto. Partiamo subito dallo step 1, ovvero scegliere una nicchia. La nicchia è una sezione, quindi sarà una categoria di contenuti che andremo a portare all'interno della piattaforma. Alcuni esempi di nicchie potrebbero essere la nicchia dello sport, la nicchia del fitness, la nicchia del beauty, la nicchia dello fashion, la nicchia del travel. Abbiamo tantissime nicchie a disposizione. E diciamo che la differenza rispetto a Instagram, dove c'è veramente una saturazione di quasi tutte le nicchie e di conseguenza crescere seguendo solo una nicchia non è più abbastanza, bisogna andare a concentrarsi su delle sottonicchie, quindi non basta più fare food, ma dovremmo fare food vegano in determinati luoghi d'Italia, quindi bisogna essere molto più focalizzati. Su TikTok ci sono ancora pochi content creator in tante nicchie, come ad esempio la nicchia del fitness. Mi è successo di dover fare una campagna per un cliente nel mondo fitness e ho notato che in Italia ci sono veramente pochi content creator che parlano di fitness su TikTok. Di conseguenza, se riusciamo a creare contenuti adatti, selezionando una nicchia dove ci sono ancora pochi content creator, riusciremo a crescere molto più velocemente perché abbiamo poca competizione. Perché su TikTok l'algoritmo funziona per categorizzazione e siamo passati da piattaforme social based, come ad esempio Instagram, dove la maggior parte dei contenuti che vediamo sono creati da persone che già conosciamo, a una piattaforma interest based, così come TikTok, quindi dove non è tanto chi seguiamo o chi non seguiamo, ma quale tipologia di contenuti guardiamo. E quindi la maggior parte dei video che vedremo sono di content creator che non conosciamo ancora, ma che potrebbero interessarci i contenuti che pubblica. Di conseguenza, avere una nicchia ben chiara ci permetterà di andare a essere visti dalle persone giuste e quindi far capire a TikTok quali contenuti pubblichiamo. Per andare a selezionare la nostra nicchia potremo usare il metodo identificato col nome di Ikigai. L'Ikigai è un metodo, diciamo, giapponese che va a incrociare diversi cerchi per trovare effettivamente qual è la nostra vera motivazione, qual è quella tipologia di contenuti che vogliamo veramente portare. Ed è l'intersezione fra il cerchio della monetizzazione, quindi dobbiamo scegliere una categoria, una nicchia che potrebbe essere monetizzata, ad esempio la nicchia dei balletti è poco monetizzabile, allo stesso tempo invece quella del food, quella del fitness eccetera sono molto monetizzabili. Un altro cerchio che dobbiamo andare ad unire è quello che ci appassiona, quindi dobbiamo scegliere un argomento, una nicchia che ci appassioni veramente, perché sennò poi ci stuferemo di creare contenuti a riguardo. Ad esempio, se TikTok non l'avessi studiato e non mi piacerebbe, non porterei 5 video a settimana qui su YouTube. Di conseguenza è molto importante riuscire a scegliere la nicchia adatta. Un altro elemento dell'Ikigai che dobbiamo andare a tenere in osservazione è quali sono le nostre competenze, quindi se noi non siamo competenti in una sezione, nonostante magari ci piaccia, magari non è il momento corretto per creare contenuti e selezionare quella nicchia su TikTok. Infine, l'ultimo cerchio che dobbiamo andare a comprendere è il mercato cerca quella nicchia. Ad esempio, se su TikTok in questo momento iniziate a fare dei contenuti super B2B, quindi che magari sono servizi finanziari molto specifici per alcune tipologie di aziende molto particolari, è probabile che ci siano pochi utenti che potrebbero essere interessati a quei contenuti, magari LinkedIn potrebbe essere più adatto. Quindi dovremmo cercare comunque di compatire, comunque fare in modo che la nostra nicchia che andiamo a selezionare sia comunque ricercata dal mercato di riferimento. Passiamo allo step 2, ovvero una volta che abbiamo definito qual è la nicchia che andremo a perseguire all'interno di questa piattaforma, andiamo a interagire per circa una settimana
con tutti i profili simili al nostro, ovvero quali contenuti vorremmo andare a portare. Se ad esempio abbiamo scelto la nicchia del fitness, andremo a cercare hashtag fitness, interagiremo con tutti quei contenuti, cosa vuol dire? Che li andremo a vedere per intero, metteremo mi piace, magari commenteremo, iniziamo a seguire i profili migliori, eccetera. E dopo un po' andiamo nei per te e se ci escono video che non sono interessati alla nicchia del fitness, teniamo premuto e premiamo non mi interessa. Questo serve per far capire a TikTok qual è la nostra nicchia di riferimento e quindi quali contenuti porteremo. In questo modo, quando pubblicheremo dei video, verranno visti dalle persone giuste. Ok, ora che abbiamo fatto questo processo, nel frattempo passiamo subito allo step 3, ovvero ottimizzare il nostro profilo TikTok. Ci sono diversi elementi da ottimizzare e per questo vi rimando a un altro video già pubblicato su questo canale. Vi ricordo che qui parliamo di TikTok in tutte le sue forme con tantissime strategie, quindi ti consiglio di iscriverti per non perderti i prossimi video. E in quel video abbiamo visto i vari elementi da analizzare, quindi il nome che si discosta dal nome profilo, quindi noi abbiamo il nome utente che è quello preceduto dalla chiocciola e il nome che è quello in nero invece che compare sul nostro profilo. Quello serve per categorizzare il nostro profilo, quindi dobbiamo fare in modo che sia ottimizzato a livello di SEO. Stessa cosa per quanto riguarda la biografia, dobbiamo fare in modo che porti il maggior numero di conversioni, ovvero fare in modo che le persone, una volta che arrivano sul nostro profilo, ci iniziano a seguire. Quindi non basta una descrizione qualsiasi o che venite da Milano e siete nati l'X giorno, dovete cercare di essere più esplicativi possibili, quindi dovete cercare di far capire in pochissime righe, in realtà in praticamente due righe, cosa fate e perché le persone vi dovrebbero seguire. Chiaramente altri elementi che potremmo ottimizzare sono ad esempio la foto profilo, oppure successivamente, una volta che pubblicheremo i contenuti, le playlist e i video pinnati, quindi quelli i tre in alto. Per tutto questo vi rimando all'altro video dove parliamo per 10 minuti solo di questo argomento. Passiamo allo step 4, è il momento di creare un piano editoriale andando a pensare un video al giorno. Quindi noi, se decidiamo di voler partire lunedì prossimo, adesso iniziamo già a progettare qual è il nostro piano editoriale. Abbiamo dovuto già iniziare da qualche giorno a interagire con i contenuti simili ai nostri e creiamo il piano editoriale. Quindi cosa vuol dire? Che andremo già a definire quali saranno i contenuti che pubblicheremo da settimana prossima in poi, magari possiamo crearlo già di un paio di settimane, e iniziamo a registrare i contenuti. In questo modo, qualsiasi cosa accada, noi riusciremo comunque a essere costanti, perché il rischio è che magari per un giorno siamo fuori a mangiare, non riusciamo a creare contenuto, l'altro giorno magari dobbiamo studiare, non riusciamo a creare, eccetera, rischiamo di non essere costanti e quindi di essere penalizzati da TikTok. Piuttosto cerchiamo di creare i contenuti in anticipo, in modo che poi riusciremo a schedularli e pubblicarli mano a mano che li abbiamo messi dentro il piano editoriale. Io vi consiglio di creare dei format, quindi dei video che sono dei contenitori, quindi dei format che possano essere intercambiati nel tempo, che magari cambiando determinate caratteristiche la linearità del contenuto rimanga, per due motivi. Il primo è che vi facilita creare il piano editoriale, perché sapete che se ogni mercoledì uscirà il video nel quale fate tre cose da non fare su, oppure tre curiosità su questa cosa, sapete che il mercoledì ci andrà sempre quel video, quindi cambia l'argomento ma il format è molto simile e quindi sarà più facile poi creare i contenuti. Allo stesso modo può essere molto utile per gli utenti che vi seguono, perché magari vi conosceranno per quel format, appena lo vedranno si ricorderanno di voi ed è sicuramente una caratteristica molto importante. Step 5, mentre crei i contenuti cerca di creare una relazione con la community, scambia domande, fai rispondi a tutti i commenti, se ti arrivano dei direct su Instagram, carino da TikTok, rispondi a tutti e soprattutto chiedi dei feedback, quindi nei commenti se vedi che ci sono delle persone che fanno domande oppure in generale che commentano il video, tu prova a chiedere cosa migliorerebbero nel video, se gli è piaciuto, magari adesso che ci sono le storie su TikTok, prova a chiedere al tuo pubblico cosa vorrebbe vedere nei tuoi video, perché questi elementi sono fondamentali per ottimizzare la strategia e passare allo step 6. Infatti nello step 6 dobbiamo cercare di ottimizzare la nostra strategia e quindi dopo 2-3 settimane che abbiamo pubblicato contenuti, andiamo a riunire tutti i feedback che abbiamo ricevuto, studiamo i dati che abbiamo a disposizione nelle analitiche di TikTok, quindi ad esempio possiamo analizzare i watch time dei vari video, in che orario abbiamo pubblicati e quali sono andati meglio, quali hanno ricevuto più condivisioni, analizzare tutti i dati a disposizione per poter migliorare poi le settimane successive, in modo da creare quei contenuti che effettivamente funzionano. Quindi nelle prime settimane sperimentiamo tanto, per poi andare a ottimizzare e scegliere la via giusta da proseguire. Quindi, passato allo step 6, non mi resta che ricominciare, quindi ricreare un piano editoriale,
andare a utilizzare tutti i dati che avete a disposizione per andare a migliorarlo, e ogni 2 settimane andrete a migliorarlo sempre di più studiando sempre più dati. Quindi questi 6 step se li andrete a seguire vedrete che in poco tempo comunque dovete creare dei contenuti di qualità. Quindi se create dei contenuti dove chiaramente mettete 1000 effetti, non succede nulla e non c'è valore, non funzioneranno. Ma se riuscite a creare dei buoni contenuti con questa linea editoriale e con questa strategia, vedrete che crescerete in pochissimo tempo. Se questo video vi è stato utile, vi invito a iscrivervi qui sotto, perché ogni giorno escono video relativi a TikTok, quindi se volete crescere su questa piattaforma vi consiglio di iscrivervi. Se invece avete qualsiasi domanda, magari inerente a questo video, o volete vedere altre cose, vi consiglio di iscrivervi qui sotto nei commenti, perché poi vi risponderò e farò magari dei video dedicati. E per il resto ci vediamo al prossimo video.